Caro Don, l'altro giorno una persona per consolarmi mi diceva che Dio non dà mai delle prove che noi non possiamo sopportare. Ma è giusto questo? Cari amici del Dindon Caffè, buongiorno a tutti. Innanzitutto, prima di rispondere a questa domanda, voglio dire che sono molto contento che il video sul tema del silenzio abbia suscitato così tante risonanze, tante persone hanno desiderato comunicare la loro esperienza. Ecco, secondo me questa è la strada giusta. Io non dico delle cose perché dopo che le ho dette ci sia silenzio, ma perché ci sia il più possibile scambio, uno scambio cordiale, uno scambio tra fratelli nella fede che vogliono camminare insieme. Ma veniamo alla domanda di questa nostra amica. E mi viene in aiuto, incredibilmente, si incrociano delle coincidenze belle, perché proprio padre Paolo Gamberini ha da poco pubblicato una sua brevissima riflessione su un articolo che prende spunto da un articolo di qualche anno fa di Benjamin Corey. To those Christians who say God doesn't give us more than we can handle. Cioè, Dio non dà mai dei pesi che non possiamo sopportare, che non possiamo portare. Allora, lo so, adesso io dirò delle cose che vanno anche contro a molte cose che si ascoltano nelle nostre chiese. Benissimo, se vi danno fastidio buttate via il video e ci vediamo un'altra volta. Io vi dico il Dio nel quale io credo. Poi volete credere ad altre forme, altre divinità, altri idoli, fate quello che volete, non litighiamo. Ma io, come padre Paolo, non credo assolutamente a un Dio che possa mandare delle prove, nel senso che ti schiaccia come una formica per vedere se sei forte come un elefante. Ecco, questa è proprio qualche cosa che io non posso credere a questo. Non ci posso credere. Dio è mio padre, se mi vuole bene non mi schiaccerà mai. E allora, come si sta? Che cosa rispondiamo a quella nostra amica che si è sentita dire da una sua amica una cosa del genere? Allora, innanzitutto, con padre Paolo rispondo che noi possiamo stare davanti alle fatiche della vita, alle sofferenze, fondamentalmente in tre modi. Il primo modo, e quello che forse ci viene più spontaneo, diciamo più laico, più ateo, è di vivere in modo fatalistico. Andrà tutto bene. L'abbiamo sentito tantissime volte durante la pandemia. Andrà tutto bene. Cosa peraltro falsissima, perché poi le cose non vanno indipendentemente da noi. Le cose vanno e noi le possiamo condurre. Appunto, io non mi metto in mare con una barca per vedere dove mi porterà la corrente. Sì, può essere un'impresa carina, però non posso dire che io arriverò da qualche parte. Andrò dove mi porterà la corrente, d'accordo? Quindi questo modo fatalistico è un camuffamento di una modalità sicuramente scaramantica. Ecco, non ci penso, così almeno non mi pongo neanche il problema. Il secondo atteggiamento è quello dei devoti e dei religiosi, come se Dio infliggesse delle sofferenze per punirci o per purificarci. Ci sono movimenti ecclesiali interi che stanno in piedi su questa idea. E anche l'altro giorno seguivo una signora che ha 130.000 follower, ignorantissima di teologia, eccetera, che dice cose di questo genere. E non solo dice cose di questo genere, ma dice cose che vanno addirittura contro il Vangelo, e lei le dice nel nome del Vangelo, e questa signora italianissima sta spopolando sui social. Fa delle dirette interminabili dicendo cose di questo genere che si appoggiano sempre sulla nostra paura della vita, sulla nostra paura di Dio, su questo idolo che noi viviamo con grande fatica, ma che in qualche modo riusciamo a maneggiare.
Quindi se Dio mi ha mandato questa cosa è perché mi sta insegnando qualche cosa, e quindi secondo quella logica che a me fa sempre molto ridere, che Dio per farti capire delle cose ti dà una legnata, ti butta giù tutti i denti e così poi puoi fare un bel sorriso, senza denti, ma puoi fare un bel sorriso. Ecco, questo non è il Dio in cui io credo e questo non è il Dio che mi ha consegnato Gesù Cristo in tante pagine del suo Vangelo. Il terzo atteggiamento è l'atteggiamento dei figli di Dio, cioè di coloro che sono creativi, cioè di coloro che davanti alle morti, piccole e grandi sofferenze che ci sono, reagiscono in modo creativo, cioè accolgono la situazione come una occasione. E su questo il nostro arcivescovo Don Mario Delpini ci ha davvero aiutato a uscire da certe logiche asfittiche. La vita è complessa e in qualche modo può diventare persino invivibile, ma c'è un modo da figli. Il modo da figli è proprio quello di coloro che confidano in Dio, il quale in ogni occasione della vita ci stima capaci di amare la vita, quindi di non arrenderci davanti a nulla. Ecco, addirittura capaci di amare nella morte. Magari poi è l'ultimo ostacolo la morte, ma proprio come ha fatto Gesù, ha creato, ha dato vita anche mentre moriva, tant'è che ha dato la sua vita, e noi lo diciamo questo, no? Benissimo. Allora, come si sta nelle situazioni più drammatiche, più devastanti, alimentandosi di questo pensiero? Dio è con noi, non è nostro nemico. E questo essere con noi non significa, anche questa specificazione di Padre Paolo mi è piaciuta moltissimo, non significa che soffre con noi, anche questo spesso si sente, no? Chi soffre siamo noi, no, non Dio, ma Lui ci rianima, ci risuscita alla vita, perché ciò che ci sta capitando non ci sommerga e non ci spazzi via. E soprattutto non ci spazzi via la vera sua immagine, che è questo che Gesù ci restituisce. Cioè, appunto, il pensare che Dio non sia con noi è la vera sconfitta. Cioè, la morte può persino sconfiggermi, la malattia, il dolore, lo strazio può sconfiggermi, ma ciò che non mi deve sconfiggere è l'idea che Dio mi abbia abbandonato. Questo è grave. Questa è la vera morte da cui non c'è rimedio. Allora capite che qui è un vivere da risorti, perché non c'è niente di così mortifero, cioè che porta alla morte, che possa uccidere la mia capacità di amare la vita e quindi di amare il Dio della vita che mi dà la forza di amare la vita. Eccoci. Su questo lancio soltanto un brevissimo input a chi mi ha domandato una riflessione sull'eutanasia. Ecco, andate avanti voi. Andate avanti voi. Provate a pensare rispetto a questa immagine di Dio se si possa mai pensare a una dolce morte. Magari ci ritorniamo in un altro video. Comunque per oggi questo mi sembra che possa bastare. E lo stupore di oggi è proprio questo, che noi non dobbiamo lasciarci sconfiggere dalle false immagini di Dio, fossero anche circolanti tra i banchi delle nostre chiese. Dobbiamo debellare gli idoli, e l'idolo peggiore è quello di un Dio che non può salvare. Buona giornata a tutti e al prossimo video. Ciao!